Un saluto a tutti gli amici di Cultura Pop e gli amanti delle action figure di Dragon Ball. Siamo tornati con le video recensioni finalmente delle Ace Figures di Bandai Machinations tratte da Dragon Ball Z. Oggi qui con noi abbiamo Krillin, il mitico guerriero terrestre amicone di Son Goku. Guardiamo la confezione, poi apriamo il blister e divertiamoci un pochino a fare pose. Allora, la parte principale della confezione ha l'immagine di Krillin mentre usa il suo mitico colpo del sole. La testa all'interno del blister è un po' storta, non so perché. Comunque, con questa finestra trasparente possiamo vedere la figura all'interno e i volti intercambiabili, mani intercambiabili. C'è anche il mitico sacchetto con i fagioli magici di Balzar e poi la figure e... ha un altro volto intercambiabile e qua dietro il suo disco rotante, quello energetico. Allora, dietro la figure vediamo un sacco di pose che possiamo realizzare. Guardate quante, guardate poi che sculpt, non vedo l'ora di aprirlo e vederlo dal vero. Comunque già da quello che vedevo nelle figure, dalle immagini interne, mi sembrava piuttosto fedele comunque alle foto originali. Qua, se non capite il giapponese, ragazzi. Comunque, se non lo sapevate, Ace Figures vuol dire Simple Style and Heroic Action, qui la SH di Figures. Andiamo ad aprire la confezione, divertiamoci. Preso coltellino, apriamo confezione, tac. Forse qua abbiamo un'idea migliore di cosa c'è all'interno del blister. Quante mani, un set di mani pazzesco, cioè raramente ne mettono così tante. Ottimo, bellissimo. E qua c'è il colpo energetico di Krillin che si può utilizzare con questo piccolo perno che sicuramente si incastrerà su una delle mani forate. Apriamo il blister. Magia. Allora, vediamo un po' la figure da vicino. Allora, vediamo un po'. È una versione miniaturizzata dei nuovi joint utilizzati dalla linea Ace Figures. Il vecchio Krillin, che vedete qui di fianco come paragone, era ormai datato. E l'unica cosa che ricordo è che adottava delle giunture già moderne nella parte delle gambe, mentre nella parte dell'addome era di tipo old style. Veramente fighissimo. Tra l'altro questa divisa qua è proprio quella con i simboli del maestro Muten. Non è quella della saga Rekkaio. Allora, vediamo, vi faccio vedere cosa è in grado di fare. Chiaramente gli snodi permettono di muovere il personaggio sia in avanti che all'indietro. La testa chiaramente può ruotare di 360 gradi, così come le braccia, che sono dotate anche di uno snodo a farfalla posizionato in questa posizione, che ci permette anche di mettere, ecco, vedete, il braccio. Povero Krillin. One hour later. Rimesso la spalla nell'alloggiamento, siamo andati dal fisioterapista. E dicevamo, snodi del braccio che possono piegare fino a questa posizione, poi snodi delle gambe veramente super posabili, riusciamo a fare anche una spaccata. Quindi qua il limite, ragazzi, è veramente solo la vostra immaginazione. E snodo anche nella punta del piede, e anche il piede ha uno snodo qua a sfera, quindi possiamo piegarlo e inclinarlo come cavolaccio ci pare. Molto molto bene. Andiamo a provare qualche testa intercambiabile, che ne dite? Allora, ho deciso che voglio provare questa testa qui con la posa del colpo del sole. Ah, questa è una cosa molto interessante, ragazzi. Allora, l'incastro della testa è stato semplificato in questo modo. Praticamente la testa ha un foro enorme, e non si rischia più di spaccare questo piccolo peg all'interno. Sono molto contento di questa scelta. Diventa così semplicissimo poter cambiare le teste senza rischiare di spaccare una figure che ha un costo, come dice Maccio Capatonda. So soldi! Quindi inseriamo i vari peg che interessano, vedete, foro, incastro e via. Tra l'altro anche questi sembra che li abbiano un po' semplificati, sembrano avere una sorta di invito. E mettiamo Krillin nella posa del colpo del sole.
Mamma mia, ragazzi. Ma quante volte avete visto voi Dragon Ball da ragazzetti? E questa è la posa del colpo del sole. Fantastico, veramente fantastico. Vediamo con che semplicità si può mettere anche quel colpo energetico. Allora, proprio quella mano lì mi è caduta? Proprio quelle? Bah, fantastico, arrivo. 1 hour later. Sta bastarda che mi era caduta. Era proprio la mano che mi serviva, quella con il foro. Si inserisce qua. Poi andiamo a prendere questa testa qui. Guardate la semplicità con la quale. Finalmente, brava Tamashii Nations, ottima evoluzione questa cosa della testa di Krillin. L'avevano fatta altre volte con altri personaggi con un incasso un po' più piccolo. E tiriamo fuori l'effetto del disco rotante che si incastra nella mano. Così va, semplice, easy ed effetto. Guardate che bomba! Krillin che lancia il suo disco energetico, è veramente figo e sono molto contento di recensirlo. Qua mi sparerò veramente un sacco di foto divertenti. Molto bene, molto bene. Fra poco con le conclusioni. Bene, amici, siamo giunti alla fine anche di questa video recensione. Non vedevamo l'ora di tornare a parlare di Dragon Ball, dato che siamo grandissimi appassionati, sia io che il caro Alex. Di questa bellissima saga, cosa dire? Questo qui ci ha convinto a pieno. Era da tanto che aspettavamo una versione rinnovata nel joint, negli snodi in linea, no? Con tutte le ultime uscite, promosso veramente a pieni voti. Non ci resta che dirvi di lasciare un commento se il video vi è piaciuto, di condividerlo, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mannaggia, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'ultima novità e tutti i video che verranno fuori, usciranno sia i miei, quelli di Victor Laszlo, quelli di Giovanni, di Alex e di tutti quelli che collaborano con la redazione di Cultura Pop. Un saluto da Matteo, da Cridi e da tutto il cucuzzaro delle action figure per Cultura Pop. Ciao! Driving me crazy. Yeah.